Secondo appuntamento all'Istituto Edgardo Merli di Villa Igea a Lodi con gli incontri sul tema Coltiviamo benessere organizzati in collaborazione con la Confederazione Italiana degli Agricoltori. Sotto la regia di Amedeo Cattaneo, questa volta gli studenti delle classi quinte dei tre corsi attivi all'Istituto Agroalimentare e della classe quarta dei tecnici per la produzione alimentare hanno avuto modo di incontrarsi con quattro esperti di settori specifici. Con Paolo Maccazzola, presidente regionale di CIA, si è andati alla scoperta della filiera del latte e dei formaggi, analizzando l'azienda di produzione e trasformazione del latte realizzata dai due fratelli Maccazzola. Niccolò Reverdini ha illustrato invece le problematiche annesse alla gestione di un ristorante agrituristico che ha fatto la scelta della produzione biologica di qualità per preparare i piatti assicurati ai clienti. La siccità del 2022 e di questo inizio del 2023 è stata al centro dell'intervento di Luca Ventura, funzionario del consorzio Muzza Bassa Lodigiana. Nella consapevolezza che senza acqua non cresce nulla, sono state illustrate le modalità grazie alle quali il reticolo di canali e rocce che fa perno sul fiume Adda e sul lago di Como ha permesso di assicurare l'acqua necessaria a garantire le produzioni di cereali della bassa Lombardia. Significativa infine l'esperienza di orticoltura realizzata da Francesco Ghezzi, responsabile dei giovani agricoltori di CIA nella sua azienda Brianzola, passata da un'area produttiva di 6.000 metri quadrati a quasi 6 ettari. Ma come sono andati questi due incontri? Ma guardate, questi due incontri sono andati benissimo. Abbiamo notato un grande interesse da parte degli studenti per tutti gli argomenti trattati. Gli argomenti sono senz'altro di attualità e soprattutto quello di oggi, l'incontro di oggi, 27 di febbraio, ha avuto davvero un grande interesse il tema legato all'acqua e alla siccità, senza trascurare ovviamente il discorso legato alla trasformazione del latte piuttosto che l'apertura di un agriturismo o la trasformazione del suino in salumi. Diciamo che è stato davvero interessante anche da un punto di vista dell'interesse con le domande dei ragazzi, hanno davvero partecipato e si è discusso proprio fino in fondo di quello che potrebbe essere anche per quest'anno un problema legato alla siccità. Noi ci auguriamo che si possa risolvere nei prossimi mesi con le piogge. Finisce qui. Assolutamente no. Questi qua sono stati due incontri con i ragazzi con i quali sono state affrontate diverse tematiche. L'ultimo degli incontri sarà un convegno che terremo il 20 di marzo all'Uni3 di Lodi, in collaborazione con l'Uni3 di Lodi, nella quale verranno invitati dei relatori e parleremo senz'altro ancora di cibo, di sostenibilità e per quanto riguarda consapevolezza nell'alimentarsi.